l'azienda è nata dal papà Angelo, che l'ha creata 45 anni fa, e noi siamo subentrati, io ormai da 35 anni e mio fratello Gabriele ormai da 25, quindi abbiamo preso ormai in mano sia la produzione come Gabriele, anche la parte commerciale. Ci siamo suddivisi i compiti. L'ultimo anno per noi è stato un momento di grande cambiamento, di grande rivoluzione, perché pur avendo sempre fatto i prototipi, piccole serie, adesso ho creato delle business unit in modo da avere dei tempi di consegna ancora più stretti, quindi riuscire a organizzarle nel modo migliore. Le aziende con cui collaboriamo sono veramente anche molto note, e molte di queste sono nel settore motorsport, quindi Formula 1, e altre del motociclismo, quindi MotoGP o comunque nelle corse. Poi siamo nel settore dell'innovazione della plastica, nel settore del medicale e nel settore dell'aeronautica. So che forse viene detto da tutti, ma noi ci facciamo carico dei loro problemi e diamo soluzioni, ma in modo rapido, molto rapido. Quindi la flessibilità è il nostro punto di forza. L'Aprilia riusciva a sviluppare dei componenti e disegnarli, mandarci quasi al venerdì e consegnarli quasi il sabato mattina. E l'idea era, che allora non c'era, era di dire: come mai un componente che aveva delle tornature e delle fresature dobbiamo riuscire ad passarle da una macchina che fa da tornio e da una fresa? Allora l'idea erano le prime macchine Mazda, proprio le prime, forse negli anni 90, e i primi Integra, quindi macchine già da allora che potevano tornire e fresare insieme, e da lì è nata l'idea di anche con paura, perché le macchine erano molto sofisticate, di fare un approccio multitasking, come viene nominato ora, e la Mazda era ed è ancora la macchina più versatile e flessibile per fare questa tipologia di componente. Sì, noi abbiamo molte macchine Mazda, che potrei dire tutte le versioni quasi della Mazda, ma non solo, perché noi l'idea della macchina utensile è quella che ci riesce a risolvere in modo efficace e brevemente il setup e la produzione di prototipi e piccole serie. Quindi su certe tipologie di componenti è veramente la macchina più flessibile, quindi abbiamo veramente quasi tutta la serie degli Interest, perché quella secondo noi è la macchina più versatile nel nostro caso. Beh, nel settore Formula 1 è Mazda che è impiegata al 100%, perché sono tutti componenti dove il componente è molto sofisticato, c'è molta tecnologia, quindi in questo caso usiamo macchine multitasking, e la Mazda che forse dall'inizio di quando ho fatto la prima è la macchina più adatta, e quindi lì usiamo soprattutto macchine Integrex, e ne abbiamo più di una, e lavorando materiali tipo aeronautici, in modo che anche con macchine magari di non strutturate per farlo, Mazda se lo consente. Diremo che, essendo che sono macchine giapponesi, non abbiamo visto molti giapponesi qui, e quindi la fidelità è quasi una cosa scontata, che purtroppo non lo è per molte altre macchine. Quindi in questo caso potremmo dire che essendo che noi lavoriamo 24 ore su 24, la fidelità è molto elevata, e se c'è il bisogno di una manutenzione straordinaria, il servizio è eccellente, ma questo non sono solo io a dirlo, ecco.